serata horror a tema insetti dell'orrore, ragazzi. Sapete voi, non so quanto sapete voi di insetti, ma arrivano, guardate, arrivano tutti. Ciao, ciao, non mi è arrivato il ride, mannaggia. Ciao, come state, ragazzi? Ho mandato il link là, ho mandato il link, l'immagine. L'immagine, sì, mi devi mandare in privato su Telegram, Alex, poi vedi che la trasmettiamo l'immagine. Come state, ragazzi? Un saluto a tutti per serata horror. Stasera insetti, insettoni, robe. Tranquilli, non ci sono i ragni, perciò siete qui tranquilli. Tutti in ritardo, ma ci siamo. Siamo tutti. L'importante non è tardare, l'importante è esserci, dai. E siamo benissimo. Ho appena mangiato una bella pizza, quindi sono pronto a riprendere con questa serata. Attenzione, Sì, arriva! 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 era. L'insettone di Resident Evil 5, cioè, no, quello 4, sai, quello là grosso. Cioè, io sono tipo Krauser mutato, si può dire, o è spoiler? E comunque, ciao Ormai l'hai detto. ragazzi! Vabbè, Krauser mutato e tu invece sei più come l'insettone. Vabbè, il boss finale, Perfetto. dai. Quando non abbiamo detto il nome, è un insettone, però, è un insettone. Come stai? Arriva, attenzione, arriva la mantide religiosa! Eccolo, buonasera. Sì, ma mica ce l'avevi te? Ah, boh, io era sul mio gruppo, sai, la voglia di trovare cose sul mio gruppo, che spammiamo tutto il momento roba folle. Guarda, atmosfera horror dietro di me, ovviamente, vedete il terribile albero di Anche Natale. dietro di me, specialmente qua, il tipo che mi osserva sempre. Ma io vedo uno slash, io vedo qui, cioè vedo sulla sinistra, vedo un puntino bianco misterioso, potrebbe essere l'occhio dello Slenderman. Uè, signor Mantide, cioè ragazzi, in realtà. Ecco, vediamo un attimo se c'è. Eccolo, arrivata la foto. Ragazzi, vi trasmetto un'immagine spaventosa da far schifo, veramente. Io vi dico. No, in realtà dovete dirmi che cos'è. Dovete dirmi che cos'è questa immagine. L'ha già detto. È un quiz come quella di prima. Certo. Sì, eccola qua. Immagine, questa qua. La state vedendo? No, non la state vedendo. Sì, la state vedendo. No. Cos'è? Cos'è? Non so, ce lo chiediamo noi. Che Oddio! cos'è sta È un roba? ragno! È un ragno! A me sembra uno stereo sporco, tipo una cisterna, Ma no? È un no! ragno. Jack, È un ma è nella maniglia ragno. di una macchina, è un ragno! Vai, grandissimo! Ma Ha un'aura cos'è? potentissima. Una Ha tarantola? Cos'è? un'aura potentissima. Guardate chi arriva, attenzione! Buon ragazzi, da questo Buonasera! momento serata horror diventerà serata zoom su Zerussia per tutta la sera. No, non è vero, non è vero. È Visto, ciao, abbastanza Zerussia. spaventoso Geruxian E per oggi gli ho fatto una cosa bruttissima io, sarà per arrabbiatissimo. amore. Attenzione, attenzione, B-Man the Bat si appende al contrario e spalanca le ali. Buonasera a tutti, la luna è splendida stasera. Eh sì, che bello Non sei il manco mito. venuto a farmi vista oggi in Ecco, live. stavo per dire, gli ho fatto una cosa bruttissima. Io mi sono collegato alle 5 e ho aspettato, aspettato, aspettato. Mannaggia, ma quando inizia Zerussia? Voglio giusto gli scrivo qualcosa. Poi ho pensato, ma è sabato, l'ho fatta alle 3. Pirla, pirla, Ho visto che c'era pirla, Simone, sono andato da pirla. Manu e non t'ho trovato. Vabbè, ma che Quindi sapevo io. Jack, benvenuto nella famiglia di chi confonde le giornate e le ore. Ieri io pensavo che era sabato, Vabbè, tu sì, oggi. io sono sempre più Pirla. PS Now in questi giorni. Allora, ragazzi, abbiamo Mariano con un nuovo nome. Sei tu, mi confermi che sei Mariano, Sì, vero? Mariano, Mariano. Allora, ragazzi, c'è anche Alex, Pier, stasera? Si unisce a noi? Non lo so se viene. Sì. Ah, ok. Io comunque glielo passo il link. Sì, Cioè, buonissimo, glielo buonissimo. passo un'altra volta. Ma certo. Allora, io intanto ho preparato qua. Abbiamo dei link, ragazzi. Stasera abbiamo anche degli articoloni che mi ha passato Alex. E poi parleremo di film horror sugli insetti. Quindi, meno male che Ah, abbiamo creato un bene, bene. espertone di film dell'orrore, perché ci aiuterà, ci diletterà, ci diletterà, ci diletterà la serata. Ma la domanda più importante che ho da fare a Cla. Sì. Ecco. Se Cla ha visto il cinepanettone che gli ho consigliato, che No. quello è veramente horror. Quali L'ho cinepanettone? visto. L'ho visto ed è troppo anche per questa serata. Quindi grazie, Revide. Ma perché lui, in fondo, lui mi vuol male. Perché per consigliarmi sta roba ci vuole coraggio. Ma Cla, forse Che non hai capito, io cinema? voglio male a tutti. Non c'è chi voglio bene, no, tutti gli idioti. Che schifo, Che film Madonna. era? Natale a 5 Che... stelle. No, non lo volevo neanche Oh, brutto, sentire già dal parlare. nome, già dal nome. Ma Sarà un. Revil, io ti voglio bene, ma vai a cagare.
Ma no, glielo consigliate perché voglio che è una merda. Il più grande cinepanettone, ragazzi, è le domeniche pomeriggio sul canale di Jerux con me e Alex a fare gli storici. Grandi è cose, lockdown ragazzi. All'italiana. È lockdown all'italiana. Lockdown all'italiana, sì, sono Mariano. Sì, a Jerux, ovviamente, la maniglia, qualunque cosa ci sia nella maniglia, probabilmente un ragno gigantesco. No, no, non riesco, adesso che siamo in quattro, mi esplode tutto. Se mi date quel ragno nella maniglia della porta, io lo allevo, lo rendo grande 4 metri per poterlo cavalcare e conquistare il mondo. E cazzo è il trono di spade. Ehi, sì. No, non si nominano queste cose qui da me. No! Perché non si nomina il trono di spade, è fatto meglio di te. Diciamolo così. Allora. Sto guardando in questo momento e mi sono innamorato, quindi... Meno male che... Sì. No, occhio! Ecco. Ricordati, all'ottava stagione. Ecco, Revil, ricordi che sto disgraziato qua sotto, è uno spoileratore maledetto. Ecco, sta attento, non parlare, non dire cosa stai facendo, non dire nulla. No, no, a parte perché io... Nel dubbio, vedo che mi armo di qualcosa di pesante. Il trono di spade l'avevo cominciato a guardare, alla seconda stagione e mezzo ho cominciato ad avere un grosso attacco di orchite. Te lo tiro? Te lo tiro, okay. È un bel mattone. Sì. Allora, intanto leggiamo un attimo il messaggio, poi leggiamo questa cosa. Sono tutti i link che mi ha mandato Mariano, meno male che c'è lui. Partiamo subito con un bel lancio. Sapevate che nei film la specie di tarantola è sempre la stessa? La Brachypelmashmiti. Non lo sapevo, no? Non lo sapevo. Pensavo ci fossero tantissimi tipi di tarantola. No, Revil, tu minacciami pure con quel libro, io ti minaccio con questo. Cos'è questo? Il Necronomico? Spero di no. Ecco di... No. No. Spero che non sia il Necronomico. Tutta l'antologia. Ma... Vado a prendere il cofanetto con i 5 del trono di spada in inglese? Oddio. Vuoi che pure il libro di Ma sono io con Harry Potter in cofanetto. Cioè, sono due cose da guardare su Instagram. Ti lancio tutto il cofanetto di Harry Potter. Anch'io mi scarico le anch'io, in inglese. Ma anch'io me le scarico in inglese, ovviamente. Ti lancio le fiabe dei fratelli Grimm pure. Allora, ragazzi, partiamo. Facciamo una breve... Il Signore degli Anelli? Anche quello ce l'ho. Oppure il Silmarillion e l'Hobbit. O anche Narnia, anch'io ce l'ho. Sì, si stanno dissando con Narnia. Jerux ti ha spoilerato... Narnia? Il cofanetto? No, no, troppo cristiano per me le cronache di Narnia. Ma io preferisco vedermi le donne su Instagram. No, meglio Game of Thrones. No? Ci sono anche lì. Troppo cattolico per me le cronache di Narnia. Fa schifo, sì. Proprio bambinesco. Allora. Cioè, si sa che Arslan è palesemente Gesù Cristo. Ma casi... Gesù chi? Non ho mai sentito quello lì. Non è famoso. Mai sentito. Gesù! Ok, allora... Insetti antropoli nella cinematografia, ragazzi, questo è importante. Passato, ringraziamo Mariano. Allora, insetti in minor misura, i ragni e gli scorpioni, che roba bella, hanno suscitato l'interesse dell'industria cinematografica, che dai loro comportamenti ha tratto spunti per realizzare sia interessanti prodotti artistici, sia mediocri o pessimi film commerciali. Il vasto panorama cinematografico mondiale rende impossibile anche riportare solo i titoli dei film nei quali gli antropodi sono protagonisti, diretti e indiretti, e di quelli in cui compaiono più o meno fugacemente. Cioè, tipo, non so, stai vedendo un bel film e poi ti compare la tarantola, quella di prima, che è la Smithy. Che... Beh, raga, la tarantola gigante, come i film degli anni 50. Sì, la donna Vespa, ma poi ne parliamo, eh. E vabbè, saltando le cose... Aspetta. Io dico che il miglior film horror a tema insetti è La Mosca di Cronenberg. Concordo. Bello, ragazzi. Io lo adoro. Io lo guarderei anche due volte di fila dopo cena. Vero. Bello, quello è bello, sì. È bellissimo. Cioè, dai, vivere... Allora, Max... Vabbè, ce n'è dai. Il primo di Scorpione è ok, passabile. Sì, il 2, il 3, il 4 e il 5 non esistono. È come Dragon Ball Super, non esiste. Anch'io per me non lo seguo. Super. Siamo in due. Stesso discorso per Scanners.
Il primo sì. Scanner se è bello, gli altri sono... Io non lo so. Io, stesso discorso per Sinister a sto punto, perché Sinister 1 è bello. Il 2 è bello di guardarlo di Scanners, perché sta su Vivid e quindi è gratuito, è legale. Geo, io ci avrei qualcosa da ridire sul miglior film con gli insetti. Sì, sì. Il bello Alex Magic, che non ironicamente le fiabe cioè fatte io nel dubbio metterei un film dell'Asylum con gli insetti dentro per dire un capolavoro. Non voglio, capolavoro non esiste. Gerux lancia Revil un libro con favole della buonanotte tedesche, sono bellissime. Tanto tempo fa esisteva bambino, lui amava succhiarsi il pollice, così la madre gli tagliò le dita. Buonanotte, allegrissima, è bellissima. Beh, ti direi che sinceramente forse le trame originali dei Fratelli Grimm mi farebbero dormire più tranquillo rispetto a quelle poi per bambini riprodotte. Beh, allora, io ho letto le fiabe dei Fratelli Grimm, già come muore la strega di Biancaneve è fantastico. Ecco. Praticamente le fanno, delle ciabatte di vetro, le fanno arroventare al forno e le costringono a infilarle. Roventa per chi non si accontenta, ammazza. Su, non fate oppure, silenzio, la roba tutta è da ignorare. Oppure in Cenerentola, la sorella, le due sorellastre, Anastasia e Genoveffa. Sì. Una per entrare nella scarpetta di Cenerentola si taglia l'alluce e l'altra il calcagno. Lo sapevo, è vero. E gli uccelli, per punire quest'atto di infidia, praticamente le hanno beccate strappandole gli occhi. Cendrillon è il nome di Cenerentola in francese. Cendrillon. Guarda, dopo che mi hai detto questo, lo leggerò ai miei futuri figli come buonanotte. Sì. Io non ironicamente farò vedere come primo cartone a mio figlio Cane il Guerriero, senza censura. Grande, io come primo grande. Libro per mio figlio, il libro della buonanotte per mio figlio è Necronomico, no? Ci sta. Già, così dorme per sempre. Sì. Altra bomba, il pipistrello più famoso del cinema, passa un po' ovunque, la volpe volante seguita da Desmodus Rotundus, il vampiro. Cosa fai? Cosa ridi te, Geruzia? Adoro la volpe volante. È bellino la volpe volante. Dai, la volpe volante è quel pipistrello che lo puoi rendere un tossico di frutta. Gli dai la banana e quello ci avrà gli occhi sgranati come un tossico con la dose. Sì. Allora, riprendiamo un attimo la pagina, mentre quindi ricevo no, non si può dire quella sembra tua, non possono neanche cacciare i messaggi. Ma quello lì veramente è ultra bannabile. Io se riesco a cancellarglielo, ce l'ho fatta. È una cavolata, perché c'è le librerie. Praticamente Revil ha detto Seba che farà leggere a suo figlio il libro fatto dall'autore che ha invaso la tua patria. Revil, ma che ti è successo? Sei ringiovanito di 5 anni, no, di 10 anni, guarda, siamo bambini di 10 anni. Ti sei ringiovanito. Ha fatto come la Barotri ieri, Revil. Ma è fantastico, sembra di avere un bambino in live. No, ragazzi, è maggiorenne. No. Il fatto è che anche mia madre mi ha detto due giorni fa che c'ho la faccia da bambino, io ho 20 anni, c'ho la faccia del cazzo. Ora Revil ha un'età dimostrabile tra i 12 e i 25 anni. No, in realtà sapete forse perché la mia faccia era così? Perché sto giocando a Hitman mentre parlo con voi, scusate. Arkham Knight, fa un po' te. No, ieri che ho scoperto Hitman 2 e l'Arkham Collection, ho detto che c'è il 2, che se no sto qua. No, vabbè, io gioco a Batman Arkham Knight perché mancano 5 giorni e quindi cazzeggio un poco. Io gioco Days Gone, Revil è cugino della Bathory, spiegacela meglio questa. Per essere giovane, quella lì si diceva che buttava le vere. Conosco io la storia di Erzsébet Báthory. Fate parlare a Kla, che sta raccontando la Báthory. Diceva che dissanguava le vergini e lei ci si faceva il bagno nel loro sangue per essere più giovane. Quindi Revil ha fatto quello. A parte che mi sa che oggigiorno sa vergine, so, un po' strana come cosa. È difficile trovarle, però. Esatto. Vabbè, se le prendi le bambine, sì. No, basta forse. Prenderle in chiesa.
Sì, vabbè, in chiesa le trovi già vergine. Minchia, se ma io non ho capito sinceramente cosa hanno a che fare con la con io la sto battle, zitto ma non dico niente. Io non ho capito, io per fortuna non ho capito perché può essere una cosa sbagliabile e io non ho sentito, ragazzi. Io avrei degli aneddoti sulle fanciulle della chiesa che la vabbè, lasciamo perdere. Veramente? Mi associo. Ma solo io non ho aneddoti, su quello. Ok. Insetti, allora stavo dicendo che appunto, tornando qua, dal film documentario, oltre al famoso Microcosmos del 96, a Minuscle, la valle delle formiche perdute del 2013, l'avete visto? L'avete visto? La valle delle formiche perdute? Forse io, però... forse io. No, io no. Forse io, i cui protagonisti sono gli invertebrati dei prati, cioè più o meno... Il film horror più belli riguardanti insetti e affini, quindi anche i ragni, sono la mosca, Arakatak e la valantula, punto. Arakatak è un film del 2002. Arakatak, e poi c'è la valantula, ossia delle fottute tarantole gigantesche col corpo di ossidiana che sparano palle di magma. Si parla di insetti veri, Gerux, non roba a caso. La mosca è il miglior film a tema insetto, soprattutto con la Brandol Mosca. Porca miseria. Sì. Ma io non sono un grande esperto, però per fortuna Mariano mi ha passato un link utilissimo con tutti, quindi li posso leggere tutti, non tutti. Allora, alcuni più famosi. La mosca è bellissima, anche la mosca 2. Sì. La potrà anche dissentire. No, no, cioè, nel senso, come cosa affettiva l'uno è il mio top. Poi, no, intendo anche la mosca 2, il seguito. Sì, sì, è un bel film, però io come cosa di affinità... Non sto dicendo che lo supera, sto dicendo no, che... È un bel film, assolutamente. Confermo. Sì. Ha fatto ieri Arakatak. Io non so se l'avete mai visto, c'era un episodio di MacGyver che lui si trovava nella foresta amazzonica in mezzo e c'era questo sciame di formiche rosse, mi sembra, che attaccava il paesello e lui doveva intervenire per scacciarle via. Vabbè, dipende anche dal tipo di formiche. Se erano formiche rosse che quando ti mordono soffri un male cane, quelle sono fa le paraponine che fatta. Sono paraponina clavata, no, fa ridere proprio MacGyver che con le sue cose va a combattere contro le formiche. Allora, le paraponera clavata sono formiche che se ti mordono tu soffri per un giorno intero. Perché paraponera clavata è il nome scientifico di formica proiettile. Si chiama così perché il dolore del loro morso equivale a essere sparati. Sparati? Arco cane, fa male. Sì, fa male. Infatti il dolore dura 24 ore. Allora, stagione 1, episodio 6. Megal si ritrova nella foresta amazzonica più profonda e si ritrova a combattere contro un'invasione di formiche distruttrici che sta predando una piantagione. Finito l'episodio. Ammazza, allora, che roba! Quelle di Diana Jones non sono le formiche proiettile. Sono altre, sono le formiche di fuoco. Non sa niente questo. Esatto. Ti vergogno. Vabbè, comunque, allora, partiamo dalle formiche, proprio quasi formiche. Assalto alla Terra, Dem, del 1954. Ottimo film sulle formiche giganti in bianco e nero. Ti piace? Questo qua, delle formicone. No. Mi piace, no? Carino. Vabbè, sono fintissime, lo so. Carino, però. Come si vede più? È crashato Max. Ecco, è andato giù. Ecco. Comunque, il miglior film sulle formiche l'ho appena scritto qua. Dove l'hai scritto? Sotto il mio nome. E chi non approva alla mamma che... Zeta la formica, mi dispiace. Esatto. No. A Bugs Life tutta la vita. L'unica cosa che salvo di A Bug's Life è la parte finale con Hopper divorato. A Bug's Life della vita. Zeta la formica. Cazzo, sì, Zeta la formica. Vai, adesso ti rimetto un altro titolo.
e tu dimmi, vediamo se hai qualcosa da dirmi contro questo film qua, contro questo capolavoro qua. Vediamo. E mo è difficile. Cazzo, sì. Toccarmi, toccare Shrek sul primo. Vabbè. Sul primo, non sul quarto, perché sul quarto ne posso dare anch'io di merda. Vabbè, no, ma sul primo, anche sul secondo è difficile. Sul primo e sul secondo è difficile, eh? Sì, non riesco a controbattere su questa tesi. Io preferivo il 2 perché c'è il gatto con gli stivali, quindi... Ma l'uno e il 2 sono geniali, e il 3 che già per il 4 hanno fatto... Cioè, il 3 con Artù che l'hanno trasformato in un coglione. Sì. E il 4 hanno tirato fuori Tremotino che non lo cagavano manco i fratelli Grimm. Che sa un po'. Sì. Vabbè, ma ti dico una cosa, quel film era anche carino... Ma se lo guardava qualche bambino che non ha mai visto Shrek, se lo guardava uno che con Shrek ci può dire ci è cresciuto, era un film rovinato, era una saga rovinata. Allora, mo ti metto un capolavoro, vediamo se tu riesci a dissentire su questo. Adesso mette B-Movie. No, fanculo, manco lo Monster visto. And Co. Cazzo, mi hai fregato. Monster and Co! Monte University è una merda, ma il Co è bellissimo. Sì, l'University è una merda, cioè non era inutile. Proprio un mostro in Co 2. Cioè, mentre la bambina che è di un carino. Adesso vediamo. Vediamo se riesce a sentire su questo. Non l'ho mai visto, è un anime. Beh, Cla che evidentemente va dall'altra parte del genere. Beh, ma è un film, Su, è un film, sì, però. Ma da un cartone della Pixar, della Disney, da Your Name, che è della... No, è un anime. Sto parlando di Cla che ha scritto Le avventure di Rocco. Beh, è un film, quindi va bene. Anche 100 culi per Rock è un film, però... Ma Cla, ma noi stiamo parlando di animazione, non di lungo metraggio. Di robe lunghe che escono dalla... pensa a 100 culi per Rocco 3D. Vabbè. ma io immagino se mai Rocco va a cercare un film sulle Olimpiadi, ma niente, il salto con l'asta è già in bundle, ma quello se va senza asta, mamma. Salto con l'asta nel corpo, poi salto in lungo, sì. Con lo schermo si va sempre in a fondo, sempre vai. Ti do un altro film che devi dire qualcosa su questo film qua. Allora, Clara, tu mi vuoi male, vero? Guarda che te li metto appena vieni che parliamo di cinema, ti metto sta roba. Non hai capito? No, ehi, che quel film fa cagare la merda. Hanno azzeccato l'attore, ma non ha azzeccato tutto il resto. È stupendo. È talmente trash. È stupidamente orrendo. Appunto. Dai, smontami questo film qua. Crullo no, non l'hai visto. È bello. Quello a me piace troppo, Vicky. Troppo carino. Posso dire qual è un film di merda della Pixar? Vai. Gli Incredibili 2. Ah, ma a me quelli di animazione poco mi piacciono, però. Oh, when the time is come, Conan! Ma questi sarebbero horror. Non fatemi bandare il canale, ma no. No, comunque, raga. Ah, ma siamo solo noi! Sì. Ma siamo già... in diretta! Quindi siamo sì. Padroni della... Ma come facciamo a essere in diretta se lui è crashato da qua? Perché semplicemente ha creato il link, non è l'oster. Esatto. Ma no, ma su Twitch noi siamo ancora in diretta. Sì, perché è esatto. Proprio il sito, è il sito che manda la live, non la persona. Capito? Ah! Cioè, la live finché non rientra lui e chiude la fine. Va avanti, sì, è vero.
qua sta degenerando tutto. Ah, siamo stato... partiti da robe insetti, siamo passati alla Pixar, alla Disney. No, ma comunque, ragazzi, voi lo sapete che Conan e Star Wars hanno una cosa in comune? James Earl Jones. Ma no, perché è che poi Conan non era mica brutto, era un bel film, cioè a me piaceva la marca. Chi preferisce il Conan di quello stronzo lì che non mi ricordo manco come si chiama, quello stronzo di Aquaman, come cazzo si chiama? Ah sì, vabbè, quello grosso, sì. Khal Drogo, Rebel, come cazzo si chiama l'attore? Erco, non lo so, vado a cercare. Porca puttana, cioè, ce l'ho sulla punta della lingua. Khal Drogo l'ha interpretato Jason Momoa, eccolo. Momoa, sì. Ecco, chi preferisce il Conan Jason Momoa a quello di Schwarzenegger non ha capito un cazzo di non di cinema, ma proprio della vita. Perché allora è un attore che poteva starci benissimo per Conan il Barbaro, solo che hanno preferito renderlo inutile. Perché potevi fargli tenere la barba, invece senza la barba Momoa sembra, come posso dire, il muro tinteggiato di casa mia. Ma che poi Conan, cioè, era grosso e basta, cioè, non è che era intelligente ma non era acculturato, era una cosa diversa, sì, cioè, allora è un remake, che l'hanno reso furbo. I barbari abbiano l'intelligenza di un comodino. No, è vero, assolutamente. Cioè, i barbari semplicemente sono barbari semplici. Il remake sembrava veramente un pirata, lui era tipo con le ragazze. Conan era proprio un predone. Remake. Cioè, remake l'hanno trasformato. Remake non l'ho visto, non lo voglio vedere, ma quel poco che ho visto il male. Io l'ho visto io e tipo con le donne, diceva, ma cioè, e ci parlava, quell'altro le pigliava per i capelli. Cioè, scusami, abbi pazienza. Vabbè, Schwarzenegger è così che fa nella vita vera, le prende per i capelli. No, vabbè, ormai no, ormai non penso, c'ha 60 anni, dove che vada? Oh. Come? 60 anni nel 60 anni nel calendario. No, di più, ne ha 75. Ma no, ne aveva 60, come 75? Schwarzenegger. Schwarzenegger è 60, come 75, poverino. Schwarzenegger è del 47, ha 73 anni. Minchia, sono rimasto male. Ha 73 anni. Quindi quando ha fatto Ercole a New York aveva 23 anni. Ma è così vecchio? Sì, ma infatti, ma sono rimasto malissimo. Portati benissimo, posso dire. Stallone ha 74 anni. Mamma mia. Allora vi dico una notizia triste. Prima o poi questi miti, questi capisaldi della società moriranno e noi tutti li rimpiangeremo. Prima o poi muoiono tutti. Non sono immortali ancora. Pure Chuck Norris morirà un giorno. Ma Chuck Norris... Io personalmente con la generazione cazzo me lo in culo, ma muore. Schwarzenegger e Stallone, cioè lui non è che muore, lui si eleva direttamente, cioè ritorna dove era prima. Li ho visti parecchio, sì. Alex è l'unico in chat. No, comunque ripeto, Schwarzenegger e Stallone moriranno un giorno. Comunque si tratta di persone che hanno vissuto tanto, hanno fatto un fottio di film, hanno rischiato più volte per i loro stunt. Cavolo, vero. Vabbè, li ricorderemo quei film, punto. Sì. Vediamo se avete colto la citazione del mio... Di 5000, cos'è Terminator Genesis? è Terminator. Quello lo voglio vedere. Genesis? Ma io avevo visto l'ultimo, forse che ho visto, era... eccolo qua, l'ultimo che avevo visto era Salvation. Ah. Che boh, insomma. Dark Fate hanno detto che cominciava con la premessa, poi hanno fatto fare la cagata del women power forzato. Allora,
Scarlett Johansson, l'attrice di Claire Dearing in Jurassic World, con lui è una cosa. Allora, l'attrice di Claire ce l'ha un nome ed è... non ci sono gli sound effect. Come cazzo? Porca puttana! Come... Bryce Dallas Howard, ecco. Sì, ho capito che intendi. Porca miseria, cioè... me lo stavo dimenticando il nome. Perché è anche una rossa abbastanza affascinante in una maniera strana. Cioè, alle volte sembra carina, alle volte sembra una profuga iraniana. Eccola là. Eccoci, no, è interessante. Già che è diventato il signor Di Piero. Chi è Di Piero? Chi è il signor Di Piero? Pietro. Ma chi è? Di Pietro. Maurizio Costanzo o Igor il Gobbo, non so. Fanno loro gli stunt. Mi state dicendo che Scarlett Johansson fa lei gli stunt? Ma no, sono troppo pazzeschi gli stunt di Scarlett Johansson. Non può essere lei. Ma anche Tom quello Cruise. Del collegio, il cravattino. Ma anche Tom Cruise molti stunt li ha fatti lui. Sì, ma un sacco di attori l'hanno fatto. Sì. Anche Jim Carrey mi sembra... Jim Carrey una volta si è buttato giù dal bungee durante una scena. Jackie Chan fino a un certo periodo li ha fatti. Jackie Chan si è ammazzato in quel film là che ha fatto del primo film della Armor polizia. Armor of God 2, Operation Condor. Armor of ma God. Non solo quello, ma non solo quello. No, ma in Armor of God è quello che ha lasciato le ferite. Gerusia, esci la cravatta. Non porto cravatte. Io non porto mai cravatte. Io sì. Non è un incravattato. L'adoro. Io l'unica volta che ho portato solo due volte ho portato la cravatta. Alla mia seduta di laurea, ed era un farfallino, a fare il cosplay di Mankind, punto. Allora non si chiama cravatta. Perché Mankind c'ha la cravatta, vero, vero. Sì. Il papillon è una cravatta. Pignolo, no, dai, papillon. Quante da dissentire sull'eleganza classica, sulla... La differenza tra papillon io e posso cravatta. Essere elegante quando voglio, solo che non ho voglia di essere elegante, per questo io faccio le live in pigiama. Perché tu sei grezzo 2 sei. No, grezzo non 2, l'hai 2. Detto. No! Si può dire il nome, non si può mettere. Si può dire, ma non si può mettere. No, neanche il nome. Come non si può dire il nome? Quello è proprio no, quello è no. Puoi dire anche il nome del quello del tedesco col baffetto, quello lo puoi dire, ma quel cazzo di gioco non lo puoi nominare. Incredibile. Quindi è una merda. Ciao canale di Max. Ma no. Quindi è una merda. Ma perché non si può? Vabbè, perché non dice. È la lista dei condannati. E nella lista dei condannati tra blasfemie, scene di film porno e altro. Io quando ci ho giocato non l'ho visto, però non c'era. C'è la lista, dei giochi bannati su Twitch. Puoi dire il nome del tedesco col baffetto? Lo puoi dire tranquillamente. Anche tu puoi nel pomeriggio dedicato alla storia, un giorno voglio parlare del nazismo. Puoi parlare dell'italiano, puoi parlare di quello che hanno fatto nella storia, puoi insultare anche quei tipi, perché tanto se giochi Wolfenstein gli insulti ne partono. Però i giochi non è meglio non nominare quelli della lista bannata. Jack, sapevi qual è la falena più famosa del cinema? No, non ne ho idea, sinceramente. Ho detto francamente, non so quale sia la falena. Il Mothman. Le falene sono carine. Le falene sono le farfalle pelose. Farfalle notturne le chiamo. Testa di morto. La testa di morto. Innocenti. Ma io l'ho vista anche in qualche Kamen Rider, mi sta a spingere. Sì, ma la testa di morto è quella famosa dal silenzio degli innocenti. Sì, quella voi notate nella copertina di quel film, voi vedete anche delle nudità femminili all'interno della falena. Dentro la falena ci sono. Sì. Alex, non mi offendere le falene. Non mi offendere le falene. Le falene sono... Ciao Jacopo! Se non fosse per le falene... Io non adorerei così tanto Mothra.
Mothra, grande Mothra, Mothra e Batra, combinazione fantastica dei film di Batra, io abbraccerei Mothra e Batra. Ma cosa sta facendo? Cosa ha messo in bocca? Le dita, sto portando il vomito, dato che Mothra è meravigliosa. È bellissima Mothra. Dove il cestino che vomito? Ma immagina questa falena gigantesca che spara veleno e raggi elettrici, cazzo. E può causare tornadi, porca miseria. Ma che cappello. No. Vatti via questo. Intanto Max è crashato di nuovo. Sì? No! E ragazzi, clippate. Clippate? Allora ragazzi, da serata horror alla serata theme park. Chi vuole? Clip Alex. Addestramento. Avanzato. Ma il cazzo me ne ricordo della... No. Ma che è sta roba? Grande. Fa clippare Jack e Seppè. Ma stasera non riesce un po' di... Non, come lo clippa? Bello. No, io non ce l'ho le maschere. Ma c'è lì la webcam, porca puttana. Dai, no. Clat, tieni in diretta 30 secondi fa. Eri là con la tua faccia, adesso c'è sempre la webcam spenta. Cosa ti vergogni? Va bene, aspettate, madonna, madonna, oh! Dai, aspettate. Si sboccia oggi. Dai, che se tutto va bene, accendo le luci, vedete la mia collezione, la mia parte della collezione. Dai, raga, oggi si sboccia, si vede il faccino. Ma hai attivato anche il green screen? Certo. Mi hai fatto? Ma si può fare da StreamYard, eh? Si può fare, Su Cam e Mic, cioè su green screen e via. Io non c'ho manco i soldi per il telo verde, fai un po' te. Ma io ho usato quelli dei cinesi a 70 centesimi. Minchia. Monto subito, tiro su subito l'elgato. Mm. Sì, Vabbè, è un po' male, però. Morto il PC, no. Facciamo bisboccia. Allora, signori, come state voi della chattozza? State in chat. Andiamo, ragazzi. Facciamo questa preview della peristoria di domani. No, parlerò solo domani? Dirò solo che cosa parlerò domani. Mm. Parlerò... Siccome abbiamo spiegato i greci, abbiamo spiegato i romani, domani parleremo degli sbabbari. I sbabbari? Parleremo dei romani e dei regni romano-barbarici. Oh, atela! Ma perché non ma scusa, quando è che parli del mio amico Tyrannosaurus Rexo? La paleontologia è una branca della storia che non l'ho fatta. Io faccio storia. Se dovessi fare paleontologia dovrei studiare anche le scienze. Ma fai tutta la storia? Hai fatto oppure sto solo periodi? Guardando hai male. Hai studiato solo... La ripeti. No, dico, ma di storia hai fatto tutto oppure ti sei specializzato tipo in classica o contemporanea, eccetera? Allora, io mi sono laureato con una tesi in contemporanea. Ah, ok. E farò la specialistica a scienze storiche indirizzo contemporaneo. Quindi io molto probabilmente... Torni a studiare. Esatto. Quindi nel caso io ti dico torna a studiare, capra, tu non ti arrabbi? Ma fanculo. Fanculo, c'è già mia madre che lo dice. È un incubo. La live di Jack rubata da tre psicopatici. Ma no. No, qua è tre psicopatici. Qua non ne vedo tre. Allora, egiziani domani non lo so tre se psicopatici? Un psicopatico e due cosi. Come si cazzo si chiamano? La parola in italiano quando rapinano due ostaggi, un psicopatico e i due ostaggi sono qua. Eccoli gli ostaggi. No, io sono ostaggio anch'io. Tutti e due. Io rapino il rapinatore.
No, no, io sono il tuo psicopatico, tu sei uno stagio. Io ti rendo sano di mente a testate. Ah, dice Jack che la ventola non va. La ventola. Ah, ecco. Allora ti sei bruciato il PC? No, non accenderlo, Jack. Allora, non accenderlo, ti Red Dead. Alex, non mi parla di Red Dead, altrimenti io lo odierò quel gioco perché ogni volta mi viene spammato. Red Dead quale cosa? Red Dead Redemption? Sì. L'uno o il due? Entrambi, ormai me li stanno facendo odiare perché ogni volta i meme, gli spam. Ma l'hai giocato il DLC? Con quale che io ragazzi, mi senti? Se sentiamo. C'è su PC il 2. Che cavolo faccio adesso? Il 2, ma io vorrei giocare a tutti e due. Mi conviene staccare la broadcast, perché ho paura che poi non va avanti all'infinito anche quando voi staccate tutti. Come facciamo? Io lo lascerei anche a voi, però cavolo qua non c'è. Vai, andrò, ma il problema è che poi mi è morto proprio il PC. Ti scriviamo su Telegram quando devi venire a chiudere. No, ragazzi, guardate gli scherzi, ma mi è esplosa di nuovo la ventola che ho comprato a luglio, e si è esplosa anche questa. Cambia PC direttamente. Ma allora PC non lo cambio a gennaio. Cambia scheda madre, quella che brucia la ventola allora. Ma non è la scheda madre, è proprio la ventola che... il tecnico ha sbagliato, ho preso una ventola da case, invece che prendere la ventola da CPU, e la ventola case si è cioppata, non ce l'ha più fatta. Non è la scheda madre, dai. Tecnici del cambio di esempio PC che cambia PC dire. PC lo cambio gennaio, lo cambio, no? Cioè, voi te ne consiglio uno buono della Polonia, ma lo so già anch'io, ce l'ho già pronto, però devo farlo a gennaio un attimino, poi me lo faccio assemblare. Cambia vita. Vabbè, è una roba assurda comunque, ragazzi, torna indietro e cambia vita, cioè sparisco io e vedo la faccia di Kla, c'è finalmente Kla in live, che bello. Ciao, esatto, siamo arrivati lì col fucile, abbiamo detto accendi la webcam pure. Per il primo com'è che faccio a dare la moderazione? C'è quella di casa mia, vedete? C'è a casa mia, c'ho il pianoforte. Sì, guarda, certo, è chiaramente casa tua. Guarda, allora è così casa tua che faccio finta di non vedere i segni del green screen sulla tua testa. Allora, Kla, magari ci suoni qualcosa di natalizio. Attenzione, c'è un messaggio di Jacopo, ma secondo me solo Mace può tradurre. The Queen of Queen Mom. Coxu Pienz Gram. Odle Samve Kraine Zesa Pomnienia. Ma non vuol dire mela Zapomnienia. Mam chiede Skońce się ten stan gdy już nie będę sam, bo wiecie biały węgos tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram odleci sam wypełnia. Il brano della mucca, questo. Vabbè, nel dubbio curva. Ma perché? Cioè, io in realtà ve lo potrei tradurre, ma non ha senso sta roba. Ma come non ha senso? Non vuol dire nulla. È una merda! Ma parla di droga! No, non si può mettere questi discorsi su Twitch, ma no! No, vabbè, si può! In realtà si può, non c'è problema. Si può? Vabbè, c'è gente che porta Drug Dealer Simulator. No, questa qui di Alex, io ho paura che vuol dire qualcosa di brutto. Cancelliamo. Ah, non posso! Non posso cancellare i messaggi! Dai, non è nulla di che. Quello che ha detto Alex. Grossa Germania, per me è una brutta cosa. Poi noi abbiamo le bombe, dice. Tanto, se Twitch ti viene a rompere i coglioni, tu basta che dici una cosa. Oh, guarda che la Germania ha sempre perso. Rispetto a 90 gradi mettersi. Non sempre la Germania ha perso. Due guerre che ha voluto vincere l'ha presa in culo, quindi basta. Non le ha perse sempre. Beh, al secondo della prima la guerra franco-prussa. Passato erano diventati forti, lo so. La canzone bellissima, Revil non tradurla, so che dice cose brutte, la mucca polacca. Suche gut gebausten gut gebauten. Ach und Sieg 30 Jahren zum Schlachten.
Damage che... Ma ancora! Ma ancora, mica, ma... Allora, la cosa che ho incollato io è una frase che posso dirla, però se la contestualizzo, praticamente qualcuno viene a cercarmi a casa. Vai, ecco. Dilla. Riguarda il caso di Armin Maives. E che cazzo è? Il cannibale di Rothenburg. Ah, lo conosco io. Ah, è stato scritto. Cioè, hai presente... Guarda, hai presente... il tizio informatico intelligente che ha deciso quindi con una persona di mangiare questa persona? Sì, perché la persona voleva essere divorata. E hanno cominciato a divorare una parte del corpo che non è né la gamba né la mano. Quale sarà mai? E non è la testa, è qualcosa di molto più piccolo e molto più molle. Che cosa può mai essere? Che cosa può mai essere, Rebil? Aspetta, che qua qualcosa, un Jack Taurus ha scritto qualcosa di guardante gli occhiali di Cla. A posto. Cioè, no, non è l'alluce, perché ho detto che non è né la gamba e né il braccio, è né la testa. Il cazzo, esatto. è così ovvio dappertutto. Cioè, Jack Taurus ha scritto sì, gli occhiali da topo di biblioteca, credo che fosse. Sì ho letto da topo, ma li devi fare al mio, però al potre, mio posso purista. posso tradurre Posso correggere, scusate, posso correggere? Sefsuski muset sos poviegec se oculare Claudia Mbiagmenshonskova do proverzaio miedo sau. Questa sarebbe la frase corretta. Ripeto, nel dubbio diciamo a Jack Taurus curva. Nel dubbio assoreta. però siccome è polacco, nel dubbio curva. Nel dubbio è sempre al solito. Ma cos'è che adesso ci avete tutti questo cazzo di tedesco di merda? No, io no. Perché voglio fare la battuta che siccome sei polacco, la Germania ha invaso la Polonia, ridiamo insieme. Wow, che battuta. Ma signori, ma perché la Polonia è tutta tattica. Ha visto che i tedeschi quando hanno tirato sulla sbarra erano abbastanza forti per tirarla e ha detto, boh, qua abbiamo già perso. Che poi è facile andare a conquistare con i carri armati la Polonia quando la Polonia aveva la cavalleria al massimo. La Polonia in quel periodo era una messa di merda. Esatto, adesso, se parte una guerra la Polonia rischia di vincere veramente. Cioè, è facile vincere una guerra così. Anche io vincerei contro, che ne so... Conor McGregor con una spada a due mani, cioè, e lui è disarmato con le mani dietro la schiena. Sì, ma è veramente, cioè, no, in quell'anno, in quegli anni lì, la Polonia era messa veramente malissimo, quindi non ha neanche cercato di difendersi. Anche, ha detto, anche vabbè, perché ormai era da poco nata, per dire. Sì. Beh, nel 19 si ritornò unita la Polonia. Beh, la Polonia in realtà, la Polonia come Polonia, ti può dire che è nata quando l'hanno liberata veramente dai russi. Perché prima comandavano i tedeschi, poi i russi, ma di Polonia c'erano i re, ma... Nata nel 19, lì si era riunita. Sì, ma comunque... Poi, non aveva poi tanto potere. Poi, vabbè, ci fu il patto Molotov-Ribbentrop, che praticamente la spartirono manco fosse un panino. Sì, ma non è che ne aveva tanto potere Polonia, in realtà quando ha preso il suo potere, quando l'ha preso, ma prima sì, i re ce l'avevano, come dappertutto, però sì, erano tutti alti tempi. No, conosco le dinamiche del regno di Polonia del 1600-1700, cioè che lì non era proprio... sto tornando merda. 130, Simon! Vikas demraje, muse povieje, ze te polskie dranie są wysokie.
Man vuk pos siatu ve vieku odjednego do 70. Allora, io, a me sta sul cazzo quando la gente parla in un'altra lingua. Ma non per nazionalità. Non ha senso, Jack Taurus, non ha senso quello che stai dicendo. Sto leggendo il commento, cioè dice che odia i polacchi, noi stronzi polacchi, perché siamo alti. C'è un amico, c'è degli amici di 13 anni che sono 1,70 m, cazzata, io sono 1,88 m. Porca puttana, sono nella norma. Cioè, ma poi a me dà sul cazzo quando la gente parla una seconda lingua mentre sappiamo bene che stiamo parlando italiano tutti. Ma sto leggendo, scusami, Cioè, I'm reading the fucking chat. Ecco. No, ma io sto parlando, non sto parlando con te, Revil, sto parlando con quel coglione di Jack Taurus. No! Sei cancellato nel commento di Sebast! No! Mai nella vita! Mai, cancellatelo, bannatelo, datemi i comandi per bannarlo, lo voglio bannare io stesso lo voglio il solo loner può bannare, puoi ammodarlo, ammodalo, no, non si può mutare, è un moderatore. Sebast, scrivi /ammod Sebast, ammodati da solo, ti prego, perché sennò ti vengo, giuro che ti banno dal mondo. No, assolutamente, Alex, non lo leggo. Solo io posso avercela con i polacchi, perché sono polacco. E boh, ho giocato abbastanza. Vabbè, ragazzi, se vogliamo parlare in un'altra lingua, arrivo io. Eccolo. Ecco, parte col latino, col greco. Oh, antico. Mamma. No, dialetto barese. Ah, beh, mica parto con quel veneto. Non si in Baris, giuè. Non si nervoso. Pier Francesco. Yes, ne lupis luci in zecca tomuf po bari. Ecco, Jack Taurus ha scritto: Pier Francesco, se non ti piacciono le persone che parlano le altre lingue, allora parla in barese. Però Jack Taurus, oddio, avevo appena scritto Jack Taurus, però cazzo, anche tu scrivi con l'italiano, non c'ho ogni volta voglia di tradurre quello che scrivi. Non è che perché è polacco mo devi scrivere in polacco, cioè per me è una cosa offensiva, una cosa del genere. So parlare di italiano, figa, cioè, scrivi un coglione. Scusa? L'ho detto che non sei un coglione. No, ma già che mi hai detto il coglione. Ho detto non è un coglione. Non so, ma mi sono detto la parola coglione così. Ho detto che è questo. Senti, coglione, e tu pratichi come un cane da riporto. Un coglione, sono, ti confermo. E coglione a chi? Tipo, lui c'è coglione, io come la notte, non l'ho studiato! Fagni e spisa, vieni mia zecca. Sebast, Dio, basta scrivere in polacco, no, è bello scrivere in altre lingue. È bello scrivere in altre lingue se qualcuno parla quelle altre lingue. Scrivi in inglese, così forse tutti e tre anche lo capiamo. E anch'io sono bravo a scrivere con Google Traduttore, comunque, veramente, wow, un applauso! Sebast. Questo te lo dico in latino, sarà l'unica frase in latino che ti dirò nella mia vita. Negaturo tu cazzo. No. Ma non è latino, vorrei. No, latino vero. Temet futue. U cazzo. Che vuol dire fottiti. Io vado a cena. Siamo arrivati in due. Oh, attenzione, è ritornato. Ma cosa è successo? Chi è morto? Perché è morto? Mi sa che è andata a cena. Ma bannatelo, no? Ma che roba, mi dissocio. Come se non è andato a cena? Cioè, torno io? No, via. Ma tipo che, scusatemi, che c'è il pasticcio che c'è la vostra. Mi sto risentendo, mi da un po'. Lo so, stavo seguendo, lo so. Tolto. Attimi, guardate chi sei qua. A proposito di gatti che mi strano. Blitz. Ecco qua. Ma come Clyde è morto? Nave 10. No, allora la mia Movions Popol scuto terra stumato. Ma basta questo polacco, perché non si faticare. Ayacepsele ciawem. Lo fate faticare, sto povero Levi. Allora, anche se mi rompi i coglioni, anche se si dice tu ami svignaia, perché vabbè, col polacco, adesso traduci il mio messaggio e io ti scopo.
Bene, Zekaurus. Jack, potresti darmi per un attimo i poteri da mod? Devo fare una piccola cosa. No, non posso farti bannare un moderatore, sono persone responsabili. Lui, no, ma non lo banno mica, lo banno per due giorni di orologio. Dopo lo risbanno, giuro. Ragazzi, adesso che sono io col PC morto, già, ma non farò più live. No, ne faccio le live, ma le faccio da PlayStation. Ho zero possibilità da PlayStation di intervenire, ragazzi. Un disastro, ma che cavolo, senza PC sto? Non ho scritto quello. Come non l'ho scritto? Come non l'ho scritto? Si è scritto da solo. Si è autoscritto al PC che gli scrive in polacco. Google Traduttore. No, è vera sta cosa, ragazzi. Ve lo faccio vedere nel gruppo. Veramente non voleva postare quello, ma ha postato una cosa assurda. Vedete qual era il messaggio originale molto gentile di Jacopo, no? Sotto i coglioni di me che parlo in polacco, starei traducendo il mio messaggio ora e ti ho fregato. Però è tutta altra cosa, perché adesso prendi la frase che ho scritto dopo sotto e traduci, falla ritradurre al contrario a Google e vedrai che ci sarà scritto tutta altra cosa. Sì, ti credo, chissà che casino era. Adesso guarda, facciamo così comunque. La prendo io, sì. Ctrl C, traduttore, Google traduttore, rileva lingua, polacco in italiano. E c'è scritto così, anche se mi hai rotto i coglioni parlando polacco, ora traduci il mio messaggio e ti ho scopato. No! Quello che c'è scritto in polacco è quello che c'è scritto in traduttore. Quello che ha scritto è tutt'altra cosa. Ma questo traduttore è un'inculata bella grossa, ovvio. Perché vuoi dire a una ragazza polacca, ciao bella figa, e magari dice, le camminate. Non posso, il video della mucca è copyrightatissimo quel video. Ma lui mi sta mangiando, mi sta rovinando la mano. No, non fammi queste cose, Blitz. È impazzito Blitz. Mi sta rovinando. Mi ha mangiato la mano, ragazzi. Allora, tornando seri. Allora, i film con le formiche. Ragazzi, salviamo serata oro. Film con gli insetti. Assalto alla Terra, 1954. Ottimo film sulle formiche giganti, in bianco e nero. Fase 4, distruzione Terra, del 74. Film sulle formiche che hanno subito radiazioni nucleari e si sono modificate diventando più intelligenti. L'avete visto? Io l'avevo visto. È accettabile? Boh, dipende che cosa intendi, perché cioè, gli effetti speciali sono quelli che sono, non è che si devi aspettare. Però 74. Sono da guardare per chi magari ci vuole un po' capire con la fantascienza, eccetera. Sì. Cioè, sono da vedere, però insomma. Buono. Poi, L'impero delle termiti giganti, 77, film horror di serie B sull'invasione di enormi termiti. Ma cos'è? Confermo che è di serie B. Poi, è di serie B e forse anche di serie Z. Vabbè. Terrore a Lockwood, a Lakewood, no, Manor. Ma non me lo so perso. Film TV in cui un esercito di formiche sale un hotel pieno di turisti e scatena il panico. Dicono, c'è le formiche! La specie inquadrata non è altro che la formica messicana, ingrossata un po' e fatta a mostro così. Ah, quella in alto, dici, Mariano, quella sopra, quella là. Ah, ok. Sì, va bene, Jacopo, va bene. Vai tranquillo. Sì. Ok, e poi andiamo avanti, un attimino. Marabunta, minaccia la Terra, del 98. Film TV sulle formiche che minacciano il genere umano. Film TV. È diverso. Sì, non li vedremo mai, se sono TV non li vediamo. No, dipende, però è difficile vedere, perché sono girati sì. Come lo so. Questo è il film preferito di Revi, attenzione. Glass Trap, formiche assassine, 2005. Film di serie B su grandi formiche assassine. Ma c'è il mio film preferito sulle formiche è scritto qua sotto, comunque. Il mio film preferito di formiche è scritto qua sotto. Dove? Col mio nome, sotto il mio nome. Revil Master. No. Bugs Life! Ecco qua, Bugs Life. Se io sono sveglio oggi proprio. Mega mini mondo. Sì, beh, dai, un film accettabile quello. Non l'ho visto. Sì, era quello lì delle api. Che forse lo peschi lì, c'è quello delle api assassine anche. Sì.
Ah, ok, no, certo, ci sono le api, ci sono prima le mosche, e non immaginate che film famoso c'è nei film delle mosche, eh. Attenzione. Partiamo da L'esperimento del dottor K, primo film bianco e nero sulla mosca. Visto. Ah, quindi ce ne sono due, cioè sia L'esperimento del dottor K, l'anno dopo hanno fatto La vendetta del dottor K. Pazzesco, eh? Secondo film sulla mosca. Poi la maledizione della mosca, terzo capitolo della mosca, è una trilogia, mamma mia, del 65. Poi abbiamo La mosca di Cronenberg, senza bisogno di presentazioni. Poi abbiamo La mosca 2, seguito del film dell'86, diretto da George Langelan, e dici, non è più Cronenberg, non è più di Cronenberg. Non è... Ecco, attenzione, la Swarm e Swarm, l'ho linkato Max. Ah, ok, ok, Swarm e Swarm, sì. Sì, 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 c'è Swarm e Swarm, esatto, esatto. Infatti ci sono film sulle vespe, Il mistero dell'isola dei gabbiani del 67, filmone, Questo qua me lo so perso. Me lo so perso anch'io. Killer Bees del 74, film TV, anche questo perché è un film TV. Bees, lo sciame che uccide, The Savage Bees, del 76, film TV, anche questo, non so cos'è. Poi, Bees, The Swarm del 78, quello di cui sta parlando adesso Mariano, Swarm. Non so se l'hai mai visto, film Swarm. Sì, che vuol dire alveare, però non hanno tradotto in italiano stranamente. Ecco, è arrivato Il giorno della marmotta, e stiamo parlando di film sulle vespe, Pier. Parlavamo di Swarm, l'hai visto tu Swarm, che ne parla Mariano? Il problema, sapete qual è? Che io, quando ero più giovane, più sbarbato... Sì, sì. Non sei giovane, tu sei già anche ancora adesso sbarbato. All'età di 8 anni parlo. Ah, beh, adesso no, quello non è più. Guardavo i film horror sugli insetti, erano gli unici horror che riuscivo a guardare all'epoca. Insetti, scarafaggi e tutto, corvi e quelle altre cose. Ma il problema è che non ricordo manco un film, come cazzo si chiamava. Più a volte la grafica PS4 c'era quello lì dei pipistrelli anche, però bello. Pipistrelli, sì. Quello dei corvi, sì. Ragazzi, ma non me lo ricordo proprio, li ho visti, sì? Ma magari ti dico no, non lo so. Ragazzi, ma voi le cocine... non ti sento, Pier, ti rotto il microfono finalmente, così forse stai zitto. No, che domani dobbiamo fare la live insieme, cioè, si sente, eh? Adesso si sente, era perché era distante il microfono. Dica. Dicevo, Baz, Dio santo, la bestia nera di un naturalista, Baz, No, ma voi, le coccinelle sono la cosa più tremenda e orrorifica del mondo. Perché però vai, dopo devo dire una cosa. Ma cosa è successo a Geruxen? Che con la cena si è svuotata la vita, tipo ha perso il 20% di vita Geruxen. Perché forse sua madre l'ha chiamato, è pronto, è arrivato là, è ancora 20 minuti. No, è disperato. Comunque, sembra quasi che abbia mangiato insetti. Io voglio un film horror sulle cimici. Che schifo, tutte le donne urlano, cimice, ma anche gli uomini, io urlo in giro, mando così. C'era anche sui scarafaggi, ragazzi, c'erano anche sui scarafaggi, anche viva le cimici. Ma quelli dei scarafaggi l'avete visto? Oddio, Jack c'ha il fermo immagine. No, è crashato ancora. Ma allora è Pier che lo fa crashare. Sì, come no? No. Mamma mia. La ventola è andata, che cavolo. Madonna, signori. Che disastro. Mamma mia. Qualcuno clippi, ma clippate sto. Sì, clippate subito. Di solito Alex clippa, è un clippatore velocissimo. È un clippatore seriale. Esatto. Comunque sto guardando gli sconti su PlayStation. Già due giochi. Ah. Già due giochi. E cosa compri? Sto pensando di prendere, adesso te lo dico, soltanto che li riguardo tutti di nuovo, seconda volta, Paranormal Activity. Paranormal Activity, mamma.
Paranormal Activity Veil of Souls per il VR e Tomb Raider The Film. No, raga, avete rotto il cazzo a, a chi a scrivere in polacco. Ah no, di Paranormal Activity. Di Paranormal Activity. Ha rotto il cazzo da, dal trailer. Quello mi ha proprio rotto i coglioni a me. Se qualcuno comincia a scrivere in polacco, io chiamo gli usare lati di Polonia sul vostro culo. No, no, no. Il primo che scrive in polacco, io me ne vado. Ecco. E poi ecco. Prendo i vostri nomi e vi banno sul mio di canale. Ecco. E io non scherzo. Rebel, severo ma giusto. Sono stronzo. Bene. Allora, com'è che si condivide lo schermo? Qua, aspetta. Ho capito che qua bisogna usare le maniere screen, forti. Vai su share screen. Sì, 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 ma tranquillo, tranquillo. Aspetta che sto loggando sul mio canalino. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta. Allora, hide all. Allora, poi share screen. Share screen. Ho soltanto un schermo attivo, quindi share screen. Adesso vedete anche il mio schermo, bello. Allora, chi è che ha scritto in polacco? Io non vedo niente. Ma io non vedo Jack Taurus. Io non vedo un cazzo. Però. Jack Taurus. Vabbè, mi fa niente, voglio su Nick. A Jack Taurus, il mio canale meraviglioso, slash ban, andato. Ah, perché non... No. No, devi fare share. È già fatto, è partito il share, qua dice che mi vedete. No. No. E magari quando... Jack deve permetterlo. Quando... No, puoi farlo anche tu, vedi? Ma vedi che l'ho shareato, guarda che è ancora attivo. Ah, è perché... E perché lo devi approvare Max? Ma povero. Vabbè, ma comunque è andato. Poi il prossimo chi vuole? Lo so. No, solo tu puoi, Jack. Solo te puoi abilitarlo, Codo. Perché tu sei quello che ha creato, diciamo, l'evento. Esatto. Sì, comunque scherzo, l'ho ambannato. Per fare scena, no, Paranormal Activity per il VR può essere carino, ma boh. Beh, io... i giochi horror per il VR posso dire una cosa, ti fa anche andare sotto parecchio. Sì, ma deve essere anche buoni i giochi horror. Allora, vuoi sapere il gioco? Allora, vuoi sapere il gioco di cui sono innamorato? Già che ero innamorato della saga, adesso qua mi arrivano di quegli insulti. Ma con il VR mi sto divertendo come un bambino? Five Nights at Freddy's? Help Wanted. Sì. Sì, mi sto divertendo da matti con FNAF. Ma c'è anche Resident Evil, giusto, col VR, giusto? Sì, il sì, 7. Il 7. Ah, sì, sì, il 7. Ah, ok, è solo il 7? Sì. Ah, solo il 7. E merita, col VR merita molto. Sì, sì, vero, l'ho provato io col VR. Che ero andato in un bar che lo facevano provare. Merita molto. Comunque fai nel Freddy's col VR? Sì, adesso vieni. Vieni, Revil. Vieni. No, no. No, io adoro la saga di Five di FNAF. Ma dai. No, dai. Povero Freddy, Pony, Chica, Mangle, Foxy. Il mio personaggio preferito è Foxy. Io l'adoro solo perché appare poco Golden Freddy. Ma sti cazzi il Golden Freddy. Purple Guy che ti urla in faccia col VR. Non c'è Purple Guy. In realtà sì. In realtà completa la storia di FNAF e Help Wanted. No, comunque. Per me è una saga horror che veramente ti farebbe cagare in mano tutti in VR e Amnesia. No. Ah sì, forse, chissà. Sembra anche... Amnesia non mi ha fatto paura quando l'ho giocato. Cazzo, io l'ho giocato e ho urlato come una checca isterica. Per me FNAF... Ma no, FNAF è carino. No, dai, signore, non mi insultate FNAF. Che cazzo! FNAF, una cosa. FNAF, prima di diventare famoso, perché adesso okay, posso dire che diventare famoso... A Mariano, appena posso, gli faccio una donazione sulla PostePay. FNAF, allora, posso dire una cosa? FNAF, quando è uscito il primo... Quello ti faceva cagare sotto perché tu avevi l'audio mono in entrambe le cuffie e non sapevi cosa ti devi aspettare da quel gioco. Adesso è diventato mainstream. Sister Location mi ha fatto cagare. Ma
ad esempio giocare il primo, rigiocare il secondo, rigiocare il terzo, a me hanno fatto vomitare un più tanto, ma rigiocarlo il terzo in VR fa comunque cagare, non c'è di salvarlo, ma rigiocare il primo, rigiocare il secondo col VR e averceli davanti che sono più grandi di te, ti riesci a mettere un po' di soggezione, non tanto da dire ok è un horror, tu l'unica cosa che non vuoi è che ti arrivino in faccia, ma in quelle volte quando ti arrivano in faccia dici vabbè sti cazzi vaffanculo e via, non urli neanche. Posso capire chi dice che è brutto perché è banale, perché lo è, un parecchio banale. A me è semplicemente rotto il cazzo. Ha rotto il cazzo e non ci giocare, cioè io posso dirti che... Ma non ci sto giocando, il problema è che me lo stanno spammando nelle corne. Ma no, ma guarda che io l'ultimo Five Nights at Freddy's che ho giocato... Ma sto parlando di te, porca puttana! Vabbè, io l'ultimo che ho giocato è Pizzeria Simulator. Subnautica allora. E Reaper in VR Ah, perché in Subnautica c'è aspetta Alex, ma tu le mazzate le vuoi sulle ginocchia o sul capocollo? Capocchia. Ecco, vieni. Parli di questa? Per caso, Alex, che arriva sempre per ultima? Non è arrivata per ultima questa qua. Non è arrivata una volta morta, è ancora viva questa quando l'ho presa. Strano. E sto aspettando che riaprino e che riesco a beccare una volta decente la Series X e la 5, che giuro che stavolta me le prendo, tutte e due. E si è partita anche la console, è partita. Ho 63 anni, magari. Ho partito guardando mio padre giocare a God Simulator. Guarda che se mio figlio, se avessi un figlio in questo periodo, lo vedrei con Clash of Clans o Clash Royale o God Simulator sul telefono o sul computer, giuro che ne prenderebbe talmente tante finché non mi comincia a giocare Resident Evil bendato. Il primo bendato, a memoria deve andarci. L'originale o il reboot? L'originale del 96. Il reboot era figo perché ha ampliato la storia, l'ha completata, però già il primo era per l'epoca. Vado alla prezzi, faceva cagare sotto. Povero il tutto, sì. Il mio futuro figlio non giocherà, tipo, non giocherà Death Stranding. Ecco. Ehi. Non giocherà quella merda. Ecco. Oh, ma guarda che lo stai facendo svegliare. Ma posso dire una merda? Cioè, piuttosto lo mando a lavorare alla DHL. Merda. Lo mando a lavorare alla DHL piuttosto che... Cioè, cazzo, Death Stranding io lo adoro come gioco. Cioè, tutti quelli che dicono, Bartolini Simulator, io li prendo a cazzotti nei coglioni. A me non mi... No, io non l'ho giocato, ma non mi attira neanche per comprarlo, è quello il problema. Non giocherà Cyberpunk, non giocherà quella... No, sai... Meno 5 allora. Giorni. Ehi. Seba, se tu... Seba, se tu vuoi veramente che compongo un epitafio sulla tua futura tomba... Sebastian, vuoi vedere il libro che farò leggere al mio figlio al posto delle fiabe Grimm? Qual sarà il libro che gli vado a leggere quando sarà bambino? Lo vuoi vedere? Lo te lo porto un attimo, aspettate. Urca. Ragazzi, sto monitorando la temperatura, è sopra i 95 gradi, la temperatura della CPU, e dovrebbe essere massimo 70. Si vede che la ventola che non fa sull'odore è un po' cane, però. Ciao ragazzi, ciao. È allucinante, ragazzi. Cioè, sto monitorando la morte del mio PC. Ti crasha di nuovo. Lo so, ma devo chiudere tutto. Ti crasha da 30 secondi. No. Ma Piero, tu ci scherzi, ma io qui devo spendere un sacco di soldi. Tu, anche mi vendi con tutte le volte che hai tirato i piedi su Cyberpunk. Ma io spero che Cyberpunk non ti arrivi più o che ti cadano le meteorite che ti esploda il PC letteralmente, allora. Ma a me sta già esplodendo, che cavolo. No, che ti esploda sul serio, faccia proprio pum. Ma porco cane,
Vabbè. Tanto quel gioco farà schifo, lo sappiamo tutti. Dai. Allora. Ho perso un libro. 95 di anni. Che libro era? Dillo. Andriy Sapkowski. Ah, il Viedźmin. Viedźmin. The Witcher. È quello che ha fatto The Witcher. 96 comunque, gradi. E comunque posso vantarmi di avere l'autografo di Sapkowski. Vabbè, avere l'autografo di un ubriaco. Ecco. Oh, è un ottimo scrittore Sapkowski, però non possiamo negare che ha un problema serio con l'alcol. No, non ce l'ha. No. No, non ce l'ha Sapkowski. No. Cioè, io come lo chiamerei uno scrittore bravissimo che però non era lungimirante sulla CD Projekt. Un alcolista. Ma tu sai quando è che Sapkowski in Polonia ha finito di scrivere The Witcher e quando CD Projekt si è messo a fare i libri? 2003, se non erro. No, The Witcher è degli anni 90. Pensavo che avessi finito all'inizio del 2000. No, aspetta. Il cominciato negli anni 90. No, io il mio autografo non te lo do, Jack. Dopo che mi hai chiamato boomer non ti do neanche uno in Polonia neanche il mio spunto in Polonia. L'ultimo libro pubblicato di Andriy Sapkowski polacco è del 2013, la cagata della stagione delle tempeste, ma l'ultimo della saga è del 99. Spegniamo un attimo la luce, quindi adesso ti fa conto che per lui quella saga lì era morta e finita. Sì, ma vediamo un po'. Io avrei preferito piuttosto avere la percentuale degli introiti, anche se venisse fuori una cagata di gioco, io comunque una parte degli introiti l'avrei avuto invece di vendere totalmente i diritti del romanzo. E io cioè ti posso anche dire perché l'ha fatto. Perché ai tempi la CD Projekt non era la grande casa che no, oggi. Non c'entra niente la CD Projekt ancora all'epoca. Quando lui ha venduto i diritti per The Witcher, nasceva un altro gioco su The Witcher da un'altra casa di produzione, che poi è fallita e alcuni sono andati dal CD Projekt e poi quando se l'è incorporata ha preso i diritti insieme all'incorporazione. Però non erano i diritti per quella casa lì, per CD Projekt. Non li mai ricevuti CD Projekt. Cioè, però io però comunque avrei preferito... Torno subito, ragazzi. Il fatto è che io adoro The Witcher. Io comunque al mio bimbetto, al mio piccolo Pierre, a Pierre Junior, Pierre fare leggere neanche le fiabe dei fratelli Grimm. No, deve imparare l'odio del Lovecraft. Mondo. Ma che Lovecraft è dopo, cioè saranno le fiavole del buongiorno. Favolissime proprio, molto belle. No, la notte vi faccio leggere Il corvo di Poe. Edgar Allan Poe. Leggero, Sì. Ragazzi. No, comunque l'autografo ce l'ho veramente di Sapkowski. Vabbè, io al massimo posso vantare una stretta di mano con Ivo De Palma. Vabbè, scusate, Lucas, vado prima di volta che vado a Lucca e scopro che c'è Sapkowski, che fai? Non ti prendi l'ultimo libro uscito in Italia e non te lo vai ad autografare facendoti la fila? Lo fai. Okay. Ci sono, ragazzi, ci sono, solo che ho detto io più che altro se l'autografo lo apri, me lo farei dare dalla Rowling. Anzi, me lo farei fare doppio per i tempi odierni. Anzi, ragazzi, scusatemi, faccio questa cala live perché sta per partire nuovo al PC. Perciò ringrazio tutti, ringrazio i miei ospiti, ci vediamo domani. Ciao, ragazzi! Ciao.